giorni. Buonasera. Stefanelli assente, signore presente, Fedele presente, Paticoni presente, Tomà presente, Marcaccio presente, Graziano, Siero presente, Conte presente, Paragna presente, Girolamo presente, Moni presente, Marocca sì, Zaza presente, Esposito Urracchi presente, Riccardelli sì, la valida, prima che iniziamo da fare la prossima comunicazione, c'è la televisione RTG, l'utente televisiva RTG che sta facendo le riprese e poi verranno messe in onda successivamente. Inoltre, finalmente abbiamo la linea internet che parola da consigliare, come potete notare sul vostro smartphone troverete la linea wifi da consigliare, pertanto già dalla prossima volta potremo andare a seguire il cliente televisivo. Ovviamente questo lo decideremo insieme alla prossima volta del gruppo e occorrerà approvare un regolamento per la messa in onda delle immagini. Ci siamo confrontati questa mattina con il segretario generale, pertanto nel prossimo consiglio comunale potremo approvare questo regolamento. Se ci sono interventi prima dell'inizio della presentazione dell'ordine del giorno, consigliere collega Vincenzo. Sì, buonasera. Io ho già anticipato qualche giorno fa a mezzo stampa, ho presentato i registri al Presidente del Consiglio prima di iniziare la seduta consigliare, decorre da domani, quindi questo è l'ultimo mio consiglio comunale. I motivi sono quelli che ho detto, in particolare l'impegno preso con il gruppo che mi ha sostenuto durante la candidatura a sindaco, e quindi a me succederà prima di non eletti che è Tommaso Iossa, decorre appunto dal 27 marzo. Inoltre, seguito della candidatura regionale, una lista Movimento Energia per l'Italia, sarò impegnato in un contesto un pochino più grande regionale per la preparazione e per la unificazione di questa lista in vista delle prossime elezioni amministrative che ci saranno negli altri comuni. Quindi anche per garantire una presenza più costante sul territorio comunale ci sarà Tommaso Iossa che rappresenterà la lista per le residue all'interno del Consiglio. Grazie consigliere. Ovviamente il nostro ringraziamento da parte mia, da parte di tutti i colleghi, per i primi mesi di attività svolta da consigliere, per il tuo apporto, la tua formazione e soprattutto per la tua educazione e il tuo atteggiamento nei confronti di quest'Aula. Quindi un ringraziamento vivo da parte di tutti. E pur da avversari ne ho apprezzato la completa correttezza, tant'è che in occasione ho dovuto cedere alle pressioni di qualche lettore e spesse volte è capitato che hanno confermato me come consigliere comunale e Fedele come candidato. Non l'ho conosciuto direttamente durante il periodo pur breve di assessore nella giunta graziana e quindi mi è venuto naturale appoggiato all'ultima giornata elettorale. Mi ha apprezzato l'imparzialità e moderazione e oggi con le dimissioni da consigliere comunale, solo perché aveva assunto questo impegno con il primo dei non eletti della sua lista, ha dato ancora una volta un segnale chiaro e forte a questa comunità politica che essere a servizio della comunità non richiede l'attaccamento morboso alla poltrona. Grazie Vincenzo e auguri al prossimo consigliere Tommaso Iossa. Grazie a tutti. Grazie. Da parte mia ringraziare Vincenzo per aver lavorato fino adesso e io ho avuto consigliere conosciuto politicamente solo in questa tornata elettorale perché prima ci conosciamo.
io è chiaro, mi spiace sempre quando un consigliere comunale lascia, in questo caso volevo farti in bocca al lupo, buon lavoro, perché come diceva ha una causa importante nell'ambito del centro-destra, spero che questo avvenga anche nel nostro comune, e già da adesso faccio il benvenuto, ma questo lo faremo sicuramente al prossimo consiglio comunale, a Tommaso Rossa, per tutto anche un amico. Grazie. Dall'organizzazione politica di questo nuovo movimento che è nato a livello nazionale e si è ben ramificato a livello regionale, sta a significare che insomma, la politica sta sempre al suo cuore, ma la politica intesa da parte dell'amministrare o come dire, la vicinanza verso la città e i cittadini. Quello che posso dire di Vincenzo, ovviamente le parole che sono state spese dai consiglieri che mi hanno preceduto, le condivido appieno. È un moderato e un signore, un moderato dei doni perché non ho mai visto alzare la voce in nessun tipo di contesto, anche di quelli insomma dove magari la gomma o la tensione politica gli chiedeva un atteggiamento un po' fuori da lei. E quindi è un moderato, un signore perché nei confronti dei colleghi, consiglieri, quando è stato assessore, altrettanto con i colleghi, ma stesso anche con i elementi funzionali, investiti, sono sempre una persona insomma che si è distinto nei modi e nei toni. Dice, ci mancherà, ti voglio dire, mi dispiace non dal punto di vista fraterno, amichevole, perché come persone come te io penso che la rappresentanza consigliare abbia bisogno. In ogni caso mi fa piacere che dopo di te venga un altro amico, una persona che conosco molto, molto bene, sono amico personale del suocero, quindi non mi può anche far piacere, ma sono sicuro che ovviamente un maso, come dire, andare avanti il suo mandato politico sempre coordinato con tutto il movimento, quindi diciamo vedere non ci sarà fisicamente, ma insomma la sua capacità, forza politica poi la trasmetterà e tramite un altro. Quindi ti do effettivamente un sentito in bocca al lupo per quello che farai, ma sono sicuro che le tue missioni non sarà appunto come dire, un disegno totale dal politico locale, sono sicuro che la prossima tornata scenderà in campo. Volevo ringraziare voi, io come dice i suoi conti, e in effetti carissimi, mi dispiace avervi disturbato, no? Insomma quest'ora qui è stata pressante, voglio dire la richiesta di una vostra presenza, ci accontentavamo di uno, visto che siete tre, quindi non può che farci piacere, ovviamente poi qualche spiegazione comunque sarà con gli argomenti, quindi grazie anche a voi della disponibilità di essere qui. Io ho sempre il microfono che è aggiustato. È stato aggiustato, è stato aggiustato. Mi unisco ai colleghi per fare un saluto, per fare un po' a Vincenzo Ferrero, per quello che ha fatto per questo breve arco temporale, questa legislatura, sperando che questo progetto di preparazione per le prossime amministrative possa portare a una soluzione positiva per quello che è il centro-destra. Il centro-destra, noi, da un punto di vista diciamo per dignità e per correttezza, comunichiamo una cosa che già sapete, che io la consigliera Maria Gironi, sempre di Forza Italia, come pensa il Presidente del Consiglio, non è possibile cambiare con un gruppo, quindi continueremo a rimanere dentro in carità per una questione tecnica, diciamo, che sarà il nostro regolamento, potendo diciamo, un nuovo gruppo essere costituito solo da più consiglieri comunali. E ci tengo a ringraziare la Commissione, io e Maria Gironi abbiamo fatto un sacrificio per cercare di
dare la possibilità alla cittadinanza di seguire non solo il consiglio comunale, che è un'ottica completamente diversa, perché secondo il nostro modesto avviso non, l'ultima tornata elettorale è stata interessante perché ha chiaramente manifestato una disaffezione e un disinteresse per la politica, almeno questa è la nostra idea, e logicamente questo disinteresse è andato a confluire in determinate forze politiche, ma questo problema è un problema che va affrontato da tutte le forze comunali, per questo che è necessario avvicinare la cittadinanza alle problematiche politiche, per questo che è necessario anche attraverso i media e mezzi di informazione cercare di rendere noto non solo il nostro lavoro ma pubblicizzare quello che noi andiamo a fare nelle sedute di consiglio comunale, perché comunque abbiamo visto che fino ad oggi, a prescindere dagli orari, a prescindere dalle regioni, la presenza del consiglio comunale è, ci sono 5, 7 persone, 8 persone, 15 persone, quindi in questo senso ritengo che sia determinante e sia importante, e colgo anche l'invito, cioè la conferma da parte del Presidente del Consiglio, anche del Presidente del Consiglio, dopo sono quasi 2 anni, eravamo partiti e tra le cose che abbiamo cercato di fare a stretto giro ci sarebbe stata proprio questa, non è stata fatta, non fa niente, è importante da aiutarvi, ma iniziamo, cerchiamo di coinvolgere tutta la cittadinanza in quello che sono le nostre sedute, in quello che è il confronto, in quello che è il campo pubblico, anche per consentire a tutti di avere un'idea un po' più chiara di come funziona e del meccanismo anche di confronto. Ringrazio i dirigenti che sono presenti, vedo con molto piacere il presente, sia il dottor Sarau tutto il tempo, su nostra richiesta, per alcuni chiarimenti, ringrazio il collegio delle visioni dei conti, nella sua chiarezza che tu presenti, da chiarire qualche dubbio che noi abbiamo, tutti i nostri limiti che noi facciamo questo tipo di attività lavorativa, facciamo altra attività lavorativa, cerchiamo di leggere le carte, cerchiamo di aprire le carte, però con i nostri limiti presenteremo delle richieste pianificatrici in relazione a quelli che sono i documenti programmatici redatti dal servizio di un'ultima cosa, una breve parentesi, un saluto a ragioniere storico del Comune di Mutuno, la mia attenzione, e mi sembra la prima volta, con i suoi pregi e con i suoi difetti ha condotto questa macchina per tantissimi anni, ci ha lasciato in una situazione che poi dalla parte della successiva discussione che ha parlato di quello che si dice. Io penso che sia una situazione abbastanza serena, perché comunque fino all'anno scorso c'avevamo un saldo attivo di cassa di circa 8 milioni e mezzo di euro, a prescindere dalla situazione dal vincolo fino a 1.700, c'era una cassa forte, solida, e sicuramente un merito, sicuramente ribaltato atto a ragionieri di aver potuto guidare la nostra macchina di salute, portandoci a questo punto di partenza che poi tutto di iniziare con il piano di rinvio. Per il resto faccio un bocca al lupo a Vincenzo Fedele, spero di incontrarlo nella prossima campagna elettorale, e poi saluto personalmente il consigliere di nostra Lombardia. Grazie. Grazie, domenica molto pochino abbiamo a casa. Mi unisco ai saluti già formulati dal consigliere al consigliere Fedele per aver contribuito e aver portato nella massima Sicilia la voce di molti cittadini. Insieme ti formo un bocca al lupo e l'augurio che sono sicuro che il futuro politico di questa provincia diventerà sicuramente tra i protagonisti. E contemporaneamente saluto anche Iossa, che sono sicuro che contribuirà anche lui a portare la voce di molti cittadini e contributo per il bene comune di quest'Aula. Grazie, se non ci sono altri interventi, grazie alla presentazione dei nostri ordini del giorno. Esame e approvazione dei quadri di precedenti, in particolare per quale numero 9 e 10. L'ultima è il verbale della giornata andata deserta. Stefanelli? Sì. Signore?
Fedele, sì. Capiconi, sì. Roma Paureo, Caccio, sì. Graziano, Pensiero, sì. Conte, sì. Paragna, sì. Di Girolamo, sì. Moni. Su questa riunione, Presidente, sono le situazioni che prima appunto i risultati soprattutto i turisti che stanno fuori, quindi non sapevo. Il futuro presente in aula, la situazione informale, che abbiamo in aula quando facciamo la presenza. Presentava la presente e penso che prendo un momento. No, no. No, dentro, no. Quindi, sì, allora qui c'è il presidente del generale. Questa è la situazione, se questa è la si è parlato su quel coso. La maggioranza contro la assiste il presidente. Io non ricordo questa fase, ma non mi voglio confondere. L'aula è questa, chiamate la prossima, perché io capisco tutta la ragione, l'ho visto in un'altra, però prima di scrivere, era presente in aula, fino ad essere qua, che una volta visti un voto, non prendo parte alla votazione, giustamente mi è stato detto che non c'è fuori dall'aula. Senti, a questo punto sono la risposta alla terra sono stata inquinata. Al secondo punto c'era il registratore Nora Caccioli. Quindi non abbiamo non abbiamo l'asco del desiderativo e la allora, non essendo consiglieri, non è che dovevano rispondere, sono stati presenti nel corso della seduta, sicuramente. Loro non c'entrano niente, allora questo è un altro discorso, non sono consiglieri, allora sono presenti in aula per l'intervenzione. Mi ero visto anche a non di morte, non ci chiamate telefonicamente, a posto che non era in aula. Su quella questione che la maggioranza deve difendere, che non deve essere stata fatta nessuna appunto, che è stato solo deciso di non convocare alle migliaia di milioni, in quel caso no, tu mi chiami sempre la mattina presente e che avrebbe voluto con la parte che stava qua di svolgere e le delibere che si potevano fare avrebbe un piccolo dibattito. Tutto qua, quindi non capisco perché dicono sul che viene detto che la maggioranza il presidente di tutti la comunità e per le precisazioni, io dico pure il sindaco c'era, però giustamente stava fuori. Però se la segretaria dice che è presente in aula, siccome non abbiamo la parola di delibera, non lo condivido, assolutamente non c'è. Ma secondo me lo sanno. Però non è un problema, io vado da alto adesso che stanno in aula. Risponde il sindaco. Sì, buonasera, scusate per il ritardo. No, consigliere Moni, qua la maggioranza nessuno ha difeso il consiglio comunale. Lei si deve attenere alla sostanza dei comunicati e non ai titoli che fa il giornalista. Noi abbiamo comunicato in cui spiegavamo il perché avevamo deciso di non presentarci in aula e di riconvocare il consiglio. Visto che l'invio tecnicamente non era possibile, abbiamo dato una spiegazione ai cittadini del perché non ce l'avamo presentati, non perché ci fossero in aula, poi magari non si presenta e possono nascere tante storie, storielle o comiti e del genere. Quindi abbiamo fatto un comunicato. Ma poi perché il giornalista, il titolista, o il corrispondente, o il titolista, o chi fa la domandina da mettere davanti all'edicola, scrive la maggioranza, dipende il Presidente del Consiglio, non era questa la nostra intenzione perché non c'era nulla da difendere. Volevamo soltanto spiegare all'opinione pubblica perché avevamo deciso di non presentarci e di aderire a una nuova convocazione del Consiglio. Quindi Massimo è favorevole a questo punto. La Rocca. Cioè, Presidente, sempre per evitare la polemica, se stiamo nella fase di votazione, non è che interrompe la votazione e si apre la discussione.
di chi stiamo parlando? Sì, sì. Zaza? Esposito? Sì. Lanzi? Sì. Riccardelli? Sì. Consiglio Prova? Prima di passare al prossimo ordine, punto dell'ordine del giorno, Presidente. Sì, un attimo, stavo con lei, la prima presentazione. Volevo chiedere all'assessore delle finanze se era opportuno invertire l'ordine del giorno, perché al punto 6 c'è IUC, che è l'imposta unica comunale, e poi ci stanno tutte, dato che la IUC contiene tutte le tariffe, in tassità, eccetera, se andava portata prima, poi bisogna lasciarla così al punto 6, bisogna fare prima l'IMU e poi la IUC al punto 6, se è ordinato. Come? Dato che stavamo parlando di imposta unica comunale, la tariffa di imposta unica è fatta da queste cose e poi dopo si passa la tariffa o no? Se non per nessuno lasciamo così, secondo me sarebbe opportuno magari trattare il bilancio prima che contiene tutto e poi aggrappo magari tutto il resto. E questa è quella la scelta. Forse questa è la scelta. Però io perché poi tutte le discussioni, perché poi io sono convinto che le discussioni che stanno nel merito sono in base alla TARI, alla entrata da CPS, altre cose. L'assessore, cosa ci pensi di fare? Lo faccio dopo, c'è l'assessore, Presidente. Questo è l'unica che parla di consiglio di dare per di tutto, perché se vuoi la cosa per oggi ha detto l'assessore, tecnicamente devi scrivere il bilancio, tutti i atti esposti, tutti sono atti esposti, quindi il bilancio andrebbe, però è la bilancio della votazione politica, questa è una questione tecnica. Vabbè, lasciamo ciò. Ma se non ci la linea di stanchezza. Bueno, queste cose io provo a dare una domanda. Poi perché di passare al secondo momento, conferma l'invio dei 2018, conferma dell'IVA del secondo e terzo punto delle operazioni di giunta comunale, conferma delle aliquote IMU e tassi, questo qua che qua il secondo punto. Se non ci sono osservazioni possiamo procedere alla votazione. Presidente, sì. No, per quanto riguarda le aliquote di IMU che non sono in tasso, ci stava poco da aiutare. Allora, cioè ci mancava un 0,1 per 1000. Sì, sì. Quindi, voglio dire, io penso che invece bisognava cogliere l'occasione questa volta per fare qualche operazione, come dire, di equilibrio. Nel senso, teniamo conto che ci stanno i centri storici e le attività commerciali dei centri storici che praticamente... No, dato che la Sessione di Finanze ne aveva rotto le spalle, pensavo che non era interessato. Però voglio dire, sei interessato così. Dicevo che era l'occasione per riequilibrare un attimo, vuol dire, anche la tassazione all'interno del comune, del territorio comunale. Ci stanno i centri storici che per esempio si stanno impoverendo e soprattutto si stanno svuotando, ci stanno le attività commerciali dei centri storici appunto che voglio dire hanno la stessa identica tassazione che c'è il locale commerciale su scala. Io penso che in questa occasione, anche approfittando dello 0,1, si voleva trovare una forma di equilibrio, nel senso che dato la possibilità che ci dava la norma dal 7,6 del 10,60%, si potevano trovare delle forme di equilibrio, nel senso abbassare le regioni storici e alzarla eventualmente dello 0,1 per 1000 nella fascia costiera, dove sicuramente le proprietà non è solo una valutazione di carattere della rendita che la stava, ma un valore denaro, ma anche un equilibrio del ciclo storico. Quindi invece noi abbiamo una tassazione identica
territorio comunale. Un altro aspetto, nella proposta di delibera c'era la riduzione dell'aliquota IMU per l'applicazione locale a canone concordato, articolo 1,53, per i mobili locati a canone concordato, di cui alla legge 9 dicembre 1998, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ridotta del 75%. Questa cosa voi l'avete fatta nella giunta comunale con la delibera numero 84 del 15 marzo 2018, che praticamente riporta questo accordo territoriale per la stipula dei contratti di locazione a canone concordato. Nel passo della delibera, lo stesso individuo, l'accordo definitivo tra il comune e l'organizzazione sindacale, lo stesso individuo alle aree omogenee in cui suddivide il territorio comunale, stabilisce le fasce di circolazione del canone di concordato, all'interno delle quali le parti contrattuali privati, tenendo conto delle caratteristiche dell'abitazione, devono comportare tale effettivo delle collocazioni. Questa delibera è inutilizzabile perché manca appunto l'individuazione delle aree, cioè è una cosa che voi avete riportato nella proposta di deliberazione dell'IMU, però non si può mica applicare questa cosa perché ci manca un pezzo essenziale. Perché nella delibera di giunta avete allegato soltanto questo protocollo di intesa che non fa riferimento a nessuna tariffa, non fa riferimento a nessuna area omogenea, non fa riferimento a nulla. Quindi voglio dire, non so come lo fate a riportare dentro la delibera di oggi. La delibera di oggi è fatta. Intervento rispondiamo. Facciamo finito? Un punto ha finito? Sì, sì. Allora, per quanto riguarda la decisione politica di non mettere mano, ma parliamoci chiaro, noi andiamo a trovare un bilancio che è stretto, ristretto e chiuso per pagare i debiti fuori bilancio. Sapete che abbiamo fatto la decisione di pagare in 4 anni, per fare questo abbiamo dovuto tagliare tutta la questione e certamente in questo momento non era il momento per la ridefinizione delle aliquote IMU, tanto più che ridefinire in maniera irrisoria un'aliquota IMU pensando che questo possa bastare per lanciare il centro storico, secondo me è una mera dichiarazione politica, ma di fatto non porta alcun risultato. Il lavoro sul centro storico è un lavoro che va fatto in maniera complessiva, incominciando dalla riqualificazione degli ambienti comuni. Sul piano delle opere pubbliche ci sono 150.000 euro proprio per la riqualificazione dei vicoli del centro storico di turno e su, almeno per quanto riguarda il centro storico di turno, sulla valorizzazione del castello, su cui nelle prossime settimane presenteremo un progetto che ne farà un grosso attrattore culturale e, essendo un grande attrattore culturale, porterà gente e quindi stimolerà l'indotto e l'economia all'interno del centro storico. Per quanto riguarda la delibera sul canone concordato, io non vorrei sbagliare, ma abbiamo la fortuna di avere il responsabile qui. Mi sembra che c'è un legame alla problematica del territorio, però il dottor Sarau, se vuole rispondere bene dal punto di vista tecnico, va bene. La con la suddivisione del territorio comunale in 4 zone e poi c'è anche le tabelle con i valori massimi e minimi. Io ho chiesto stamattina, ieri anche, oggi per lunedì, stamattina l'ufficio lì, io non so che lo devo chiedere. A lei lo devo chiedere. Io l'ho visto sul sito, ho chiesto all'ufficio IMU e mi dice che ha le stesse richieste di funzionare l'ufficio IMU e non lo può applicare, gliela passi questa cosa. Ma scusa, posso fare una carta lì? Non ci sta. Ma l'ufficio tributi ha tante mancanze, probabilmente la dobbiamo portare a mare, la dobbiamo far verificare da messo, quindi se la facciamo probabilmente a
tattiche, queste sono le anomalie di questi uffici comunali. Poi nel corso del consiglio ne vedremo fuori tante. Se non ci sono interventi, possiamo procedere alla votazione sul secondo punto. Stefanelli? Sì. Signore? No. Fedele? No. Fedele? No. Faticoni? No. Romano favorevole? Marcaccio? Sì. Graziano? Pensiero? Sì. Conte? Scaragna? Favorevole. Di Girolamo? No. Moni? No. La Rocca, no. Zasa, sì. Esposito, favorevole. Orlandi, favorevole. Ricardetto, favorevole. Il consiglio approva. Passiamo al punto successivo. Conferma aliquota tassi 2018. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, procediamo alla votazione. Signore? Scusate, Presidente, ma non si è stiamo andando sulla magari concediamo prima la votazione e poi facciamo la discussione, altrimenti facciamo sì, facciamo no, sono magari un po' solo una breve no, facciamo un attimo il tempo che facciamo la votazione, trovate la no, no, quindi no, Presidente, solo lì no, Presidente, ok, Fedele no, Faticoni no, Romano favorevole, Marcaccio sì, Graziano Pensiero sì, Conte sì, Sparagna favorevole, Girolamo, no. Moni, no. La Rocca, no, con le stesse motivazioni della delibera precedente. Zaza, Esposito, Orlando, Riccardelli. Sì. Prego, collega. No, no, chiedevo semplicemente se fosse possibile relazionare io senza la sicurezza del giorno, magari l'assessore di riferimento, non lo so, se è opportuno. Sì. Il sicuro i punti dell'ordine comunque il microfono stesso ma non tranquillo ma come sempre chiedevo se è il caso o no di relazionare sui singoli all'uso di del giorno come abbiamo sempre fatto solo sul singolo qua e tra l'altro che cosa per entrare nel nuovo ciclo la riduzione della ricotta non è possibile in condizioni di equilibrio quindi sarebbe stato possibile solo all'uscita del piano del libro il discorso che avevamo fatto a livello di programmazione era quello di tenere d'occhio le variazioni possibili per favorire l'affitto e la riqualificazione di alcune parti del territorio. Quindi questa cosa l'avevamo già prevista e dovrebbe essere rimessa nel gruppo, ma è una cosa della quale la discussione già l'avevamo fatta, mi sembra l'anno scorso l'approvazione del libro. La riduzione della aliquota non è possibile. Scusa, perché lo dici prima? Scusa, non è possibile. Io penso sia un problema, ma non si parlava della riduzione della aliquota. La rimodulazione. Ma la rimodulazione vuol dire che la riduci da qualche parte. E la riduzione viene meglio da adesso. E la alzi da per quindi nel 2020 questa cosa sarà possibile e sarà giusto tra l'altro fatto, se secondo me. Sì. Quarto punto, piano economico finanziario, esercizio 2018, servizio igiene urbana, attuazione, relazione all'assessore al bilancio in Spagna. Allora, grazie Presidente. Allora, questo è il primo piano economico finanziario della raccolta differenziata molto a volta e ovviamente, come avete potuto notare, ci sono delle differenze con il precedente piano economico. Allora, la tassa dei rifiuti ovviamente è tutta a carico dei cittadini, quindi l'IPEF prevede che praticamente l'intero costo della raccolta differenziata, come prevedeva anche il vecchio piano economico finanziario, sia tutto a carico dei cittadini.
le considerazioni sui residui, su altre cose, le lasciamo alla presentazione del bilancio, perché non mi sembra il caso di questo punto. Come avete potuto notare, il PEF ha un incremento rispetto al piano economico finanziario scorso di 84.072,75 euro. Quindi sembra che quasi tutto resti mutato, a meno di un 1,05% di incremento sulla tassa dei cittadini. Nella fase di formazione del PEF abbiamo fatto diverse, questo è stato anche argomento della commissione consigliare, sia mi sembra della commissione igiene che della commissione finanza. Quindi questo argomento è stato portato in due commissioni consigliari distinte, alla quale hanno partecipato anche il responsabile del servizio finanziario, ovviamente la signora Perrone che si occupa della tassa, ma anche il dottor Sarà, e quindi l'incremento è stato spiegato perché siamo assoggettati ad una nuova gara, quindi a un nuovo prezzo base del servizio, e su questa nuova gara praticamente ci sono delle differenze di personale dovute a una unità in più che era stata già assunta prima dell'assunzione della gara e a degli scatti di aziendale riconosciuti di personale. Quindi siamo in ordine di questo. Quello che varia perché praticamente questo PEF prevede due velocità, tra virgolette. Ci sono delle utenze che oggi usufruiscono della distanza del cassonetto dall'abitazione di uno sconto del 60%. Quando entrerà in vigore, quando sarà pieno il sistema porta a porta, questa riduzione non potrà più esistere, perché praticamente con porta a porta si prevede di prendere il rifiuto fuori dal cancello delle abitazioni. Quindi questa distanza viene azzerata e pertanto questa riduzione comporta anche la modifica del regolamento sulla tassa che è appunto all'ordine del giorno successivo. Quello che è all'interno del PEF praticamente tutto quello che è costo del servizio organizzato per la raccolta dei rifiuti. Su questo costo c'entra anche il costo del personale, anche interno al comune che fa la collettazione, quindi ci sta tutta una serie di costi che fanno parte di un oggetto di costo maggiore, perché anche in commissione è emerso questo dato, no? Quindi volevo chiarire anche questo aspetto, così come c'è il costo del responsabile di questo tipo di appalto, quindi ci sta una specie di direttore dei lavori dell'appalto che ha preso dal 2050, che è un altro costo mi sembra di 20.000 euro l'anno aggiuntivo, quindi ci sta tutta una serie di costi che fanno sì che l'aumento possibile sia di 84.000 euro. Nelle simulazioni, negli scenari che abbiamo visto nella fase di formazione del PEF, ovviamente quello che abbiamo potuto immaginare è di viaggiare a pieno regime con la raccolta differenziata al 65% e il limite di normativa, e quindi verificare quello che è lo scenario che si pone praticamente quando il comune è arrivato al massimo della raccolta differenziata. Ovviamente questo non porta una riduzione sensibile della tassa sui cittadini, alla maggiore riduzione si può arrivare al 5%. Ma qual è quello che cambia, la cosa che cambia sensibilmente? È che praticamente con la consegna del bidoncino casa a casa compare un sacco di utenze, probabilmente sarà l'allargamento della platea quello a dare una sensibile riduzione sul costo che grava su ogni cittadino. Quindi quello che voglio concludere, cioè vorrei concludendo, quello che vorrei dire è che noi auspichiamo in un discorso di equità basato su questa tassa, che praticamente col sistema porta a porta può raggiungere e può sconfinare anche nella raccolta puntuale del tutto una volta che il sistema è andato a regime. Quindi questa è la fase iniziale, questo è il primo metodo della raccolta differenziale, per differenziare porta a porta. Sicuramente il PEF successivo ci darà indicatori di come è andato il servizio e di come siamo andati raggiungendo la performance prevista dalla comunità. Quindi detto questo, gli 84.000 euro in più stanno chiusi in diversi centri di costo. Penso che tutti quanti avete stampato il PEF 2017 e la differenza con il PEF. Quindi questa era una cosa, un documento che avevo preparato per la commissione di finanza. Detto questo, la volta del porta a porta mi sembra che dovrebbe partire per il mese prossimo. Riprendere la prima settimana di maggio, se le cose vanno, dovrebbero andare in sostanza.
e quindi ci sarà un lavoro di cambiare la progettazione di diverse utenze, che comunque sono 1239, quelle che hanno la riduzione al 60%, ci sarà un altro lavoro, ovviamente, ma è una cosa che va seguita dagli uffici e quindi siamo qua, ma nella sostanza non cambia. 1,05% è un incremento sensibile che ci chiediamo nel successivo anno di contenere nella misura del 5% di riduzione. Okay? Quindi detto questo non ho altro da aggiungere, anche su. Ci saranno le vostre interventi, le vostre domande, a cui sarò felice di rispondere anche con il dottore Tarano. Grazie, assessore. Mi sembra che per quanto riguarda il pareggio fra costi e ricavi di questo stesso collegio di bisogni conti era lo stesso parere favorevole, perché c'è questa sorta di parità. È ovvio che nel 2018, sebbene abbiamo inaugurato la differenziale, però non appena regime, quindi non sappiamo bene com'è la situazione, nel 2019 sicuramente dovremmo stare a fine regime, e io mi auguro che con la differenziata ci sia l'abbattimento dei costi, ma questa sorta di abbattimento già dovrà essere prevista in quest'anno solare. Ma al di là di questo, bene, io sia un esperto, è un dato, diciamo, contabile, tecnico, che voglio capire. In effetti, appunto, che fanno il collegio di soli conti, quindi portiamo che siano presenti per chiedere, ecco, questa cosa. Loro fanno questo tipo di appunto. I residui attivi, cioè i residui attivi, cioè quello che non si riesce a incassare, voi non andate a reimputare nell'anno del bilancio degli anni successivi, e quindi loro vi dicono: guardate, se ci sono dei residui attivi, non so perché questi residui vengono cancellati dal bilancio e non vengono presi in considerazione. Questo mi sembra che sia il dato tecnico, insomma, grosso modo. Io non sono un esperto in materia, e giusto per capire, anche se la tutta, se è così, non riesco a capire perché voi nel consuntivo 2016, già quando era in carica, vuol dire questo dato non lo avete fatto emergere. Avete dato favore a questo, quindi se è un dato contabile, io penso che dovreste allineare all'indicazione del commercio dei risultati conti, perché se vengono trasmesso queste cose qui, penso che ci abbiamo perfettamente ragione. Quindi un chiarimento su questo. Io avevo fatto in premessa il discorso sui residui, che è bene da contarlo al punto del bilancio, perché nel parere c'è proprio l'eccezione sui residui. Quindi come la questione del CDS, ma questo dice in maniera specifica, tra l'altro parliamo di residui passivi, quindi non stiamo parlando di praticamente somme che sarebbero dovute rientrare nel PEF come ulteriore costo sui cittadini. Il responsabile del servizio finanziario ha chiarito che ovviamente parlavamo di somme abbastanza cospicue, parlavamo di circa 1.200.000 euro, se una cosa del genere, sono stati imputati nella versione aggiornata del parere che è stato reso dal collegio dell'organo di revisione, fermo restando che ci vogliono, diciamo, entrare nel merito e vogliono chiarire in seguito questa cosa. Sembra che sia stato sdoganato questo problema, nel senso che questi residui sono stati reimputati, ovvero sono stati caricati nel bilancio della moneta successiva, quindi parlavamo di questa cosa. Tra l'altro, come accennavi all'inizio, il problema è che come fare a vedere se è stato cancellato o meno il residuo, significa che hai guardato il consuntivo dell'anno scorso. Cioè, quindi questa è la cosa, ma credo che i risultati saranno ben lieti di darci questo chiarimento, pure perché questo è un numero che traspare sul costo, no? Perché ci sta un centro di costo all'interno di un aggregato, quindi è una cosa che puntualmente riesce a vedersi. Quindi, però io voglio chiarire che nel servizio finanziario la risposta in merito a questo, quindi l'ha verificato, anche se con una stampa del software un po' così, questo non troppo intellegibile, ha chiarito che praticamente il residuo era stato reimputato, è stato reimputato. Ma
scusa, se è così come il parere lo devo mettere, e se questa sorta di precisazione è venuta successivamente, no, hanno reso un nuovo parere, hanno lasciato un parere lì, magari il presidente collegio, sì, dottor Fasca, evidentemente, grazie, sì. Buonasera a tutti, sono il dottor Fasca, presidente del collegio di Risoli, dottor Di Paolo Mandozzi e dottoressa Maracaccia. Allora, il punto sui residui attivi, dobbiamo nel secondo, diciamo, parere, dobbiamo ancora verificare, però ai fini dell'importante pareggio di bilancio, questo non lo inficia, perché sono entrate che comunque si devono accettare, che sono state tolte, diventeranno costi e quindi tariffa. Alla fine, se manca effettivamente questo 1,5 milioni di euro, 1,2 milioni quant'è, saranno entrate e uscite, quindi verranno costruite a terra. Tra l'altro, siamo ancora nei tempi che non è ancora la prescrizione, per cui lo verificheremo e lo faremo. Concederei nel consultorio 2016 non è stato verificato questa cosa. Sono entrate che, se loro ritengono che non sono certe, hanno fatto bene a togliere. Certo che devono comunque rimanere a carico dei cittadini di verso che devono rientrare, quindi ben venga che l'hanno tolto, se erano tutti. E se non ci stanno, e nonostante tutto hanno chiuso in pareggio, in avanzo di amministrazione, quindi per noi va benissimo, tutto è bene. L'unica cosa che diciamo è che il bilancio del comune non deve finanziare la spesa per l'immondizia, perché la legge ci dice che deve essere finanziato. Però noi diceremo questa cosa qui, perché siamo, cioè, vogliamo vedere all'ufficio che sia così come dice, e per la correttezza, che poi abbiamo anche la commissione che ci controlla. Poi, senz'altro, l'interesse proprio di tutti, insomma. No, che noi è una formalità contabile che voi avete, come dire, rilevato, e che dei passaggi successivi, dei documenti contabili successivi, necessariamente non sono in conto, questo è il punto. Il fatto che ci sia stato il pareggio di bilancio tra uscite e ricavi, cioè, nonostante hanno tolto questi, se li hanno tolti, insomma, che stiamo vedendo, c'era comunque un pareggio di bilancio, come dire. Perché poi bisogna procedere con le varie scelte di bilancio, penso, no? Penso, non sono solo un esperto, ma penso. Sì, diciamo che se riguardo l'immondizia non dobbiamo andare a mettere di sopra, magari è chiaro che entrerà la tariffa, quindi forse bisognerà poi giustificarsi su questo. Va bene, grazie. Grazie a voi. Grazie, grazie. Sindaco. Ma io ho un intervento politico, più che tecnico, sul tema se il residuo è riaccertato o non è riaccertato, per far capire ai consiglieri, ma soprattutto ai cittadini che ci ascoltano, stiamo parlando del fatto che il costo totale del servizio dei rifiuti deve essere totalmente pagato dalle bollette, dai utenti. E il bilancio comunale, quindi la fiscalità generale, non può intervenire per coprire nessuno dei costi connessi al servizio di rifiuti. Ciò che significa che se in un anno, due anni, tre anni, ci sono delle persone iscritte all'area tributaria e che non pagano della cosiddetta bolletta, quel costo alla fine va spalmato, va caricato su chi paga. Un po' come nelle settimane passate abbiamo letto per quanto riguarda i costi dell'energia, no? Lo dico perché sento parlare a livello nazionale di pace fiscale, di accordi bonari con l'Italia, stralcio. Beh, ricordiamoci che tutto quello che, siccome quello che non riusciamo a riscuotere con la bollettazione dei rifiuti, poi lo riscuote l'Italia per noi. Ricordiamoci quindi che se passasse la linea nazionale per cui io ho un determinato debito con l'Italia che viene stracciato, alla fine chi ci rimette sono i cittadini onesti che pagano i tributi, che pagano le bollette. Vorrei che fosse chiaro, non è il fatto tecnico, residuo, riaccertato, ricordato, perché è chiaro che nel caso in cui quelle somme venissero dichiarate non più riscuotibili, e quindi c'è tutto un procedimento abbastanza complesso, le pagherebbero gli altri, le pagherebbe chi ha sempre pagato, le pagherebbe chi paga sempre. Quindi in questo caso, se fosse vero, andrebbe ad aumentare il costo annuale del servizio, almeno per l'anno prossimo, di circa il 20%.
questo per andare a colmare il gap creato da chi non paga la propria. Ora, spesso dietro queste insolvenze ci sono situazioni di difficoltà economica, ma altre volte non ci sono situazioni di difficoltà economica, quindi credo che prima di reclutarlo bisogna procedere con estrema cautela e che porre in essere tutte le azioni possibili. Guardate, io lo abbiamo, stiamo parlando anche sugli arretrati del codice della strada, io dato un mandato, sono a un certo importo ovviamente, di arrivare a fare miglioramenti, perché la settimana scorsa, tanto per essere chiari, ad esempio ci siamo costituiti in giudizio contro i cittadini che nel 2013 hanno preso contributi al servizio sociale, poi ci arrivano in su, c'erano 60.000 euro di tipo di impatto, c'erano 20.000 euro di conto corrente postale, però vengono attribuiti la 100 euro, la 200 euro al servizio sociale. E credo insomma che un po' di giustizia, no? Credo che sia fondamentale. Perdonatemi l'inciso libro, ma anche per spiegare ai cittadini che stiamo parlando, perché resimono. Io non l'avevo per scontato. Sì, però tutti i cittadini hanno la formazione del processo. Non tutti i cittadini sono per la politica che ci seguono. Sembrava quasi che avevo nascosto un migliore pezzo. No. Non per come lei. Io ero interessato a un dato. Non per come l'hai posto, ma chi sente e non ha la preparazione, la conoscenza, diciamo, o la curiosità, può pensare che abbiamo bollettato un minor costo per nascondere un aumento, insomma. Non è così. È tutto quello che i cittadini non pagano, alla fine lo pagano per prima. Credo che sia invece una questione fondamentale esperire tutte le azioni e far pagare chi deve e può pagare. Per chi non può pagare ci sono i servizi sociali, credo che alla prima variazione di bilancio se avremo delle entrate in più aumenteremo anche la capienza dei fondi destinati ai nostri. Grazie. Una cosa che mi ha incuriosito, quella lì effettivamente di elargire i contributi a persone che apparentemente Ebbene, voglio dire che come dire, il tuo predecessore sarebbe andato proprio per evitare queste gravi ingiustizie sociali la presenza di un vigile urbano all'interno dell'ufficio dei servizi sociali, perché effettivamente quando le situazioni erano urbane andasse a verificare se appunto quella situazione dotta potesse alla realtà. Noi invece abbiamo adottato un sistema diverso, abbiamo lasciato completa autonomia agli assistenti sociali di fare una valutazione complessiva dello stato di bisogno del richiedente, anche connesso al nucleo familiare, alle capacità di lavoro e all'effettivo bisogno del nucleo familiare. Probabilmente quella era una misura non perfettamente legale che guardava, secondo me, contrastava anche con le diritti di privacy, che sottraeva, consentitemi, una risorsa all'ufficio, della polizia locale, che invece ne ha estremamente bisogno, perché è notorio ormai la penuria di risorse umane che ha la polizia. L'ho detto per come? Ma no, per carità, il bello lo sai che c'è, è che proprio in quegli anni, almeno dai processi che si stanno aprendo e dalle azioni che ha fatto la Guardia di Finanza, proprio in quegli anni decine e decine e decine di persone sono state pizzicate per aver chiesto contributi, aver ottenuto contributi facendo false dichiarazioni dal punto di vista della disponibilità economica. Oggi, tra l'altro, la finanza controlla ormai dal 2013 ogni anno le richieste, ovviamente prende una percentuale random per fare i controlli appunto legati alla legittimità, alla giustizia, alla veridicità delle dichiarazioni. È strano che proprio quando c'era un vigile urbano all'interno di un ufficio, 2013, 2014, 2015, adesso non mi ricordo i numeri precisi, ma stiamo in ordine alle 20 persone pizzicate per ognuno di questi anni. Evidentemente la presenza fisica non era un deterrente sufficiente. Grazie, volevo solo precisare, Maurizio, rispetto alla ipotetica ipotesi di aumento dei costi,
del servizio. Se noi guardiamo dalla tabella relativa numero 47 dell'approvazione delle tariffe, vediamo che l'importo del mancato gettito delle varie istituzioni è di ben 877.000 euro. Basta che un 10% di questo mancato gettito rientri, noi ce la stiamo abbondantemente all'interno del servizio, che di solito diventa una voce di giro tra le entrate e le uscite, quindi il servizio deve garantire al 100%. Quelle riduzioni sono di diverso tipo e sono tutte quante certificate, cioè sono tutte risultanze all'ufficio tributi. Noi ci aspettiamo invece di individuare altre utenze non censite e nel giro che hanno fatto già i formatori per quanto riguarda la tariffa differenziata porta a porta e stanno procedendo alla consegna dei kit, già abbiamo visto che molte utenze sono assenti all'ufficio di punti, quindi noi stiamo procedendo con certi dati e contiamo di avere un introito ben superiore di quello che già ci attendiamo per pareggiare il servizio. Tra l'altro poi c'è il discorso dello sconto per quanto riguarda poi lo smaltimento dei metalli vetro e plastica, il ritorno per l'amministrazione sarà al 50% con l'azienda, per cui noi contiamo di perlomeno stare nei costi abbondantemente e non di aumentare il costo del servizio. Grazie, se ci sono interventi di collega posso. Presidente, la notizia sta seduto così posso interrompere libro di quale comunque. Grazie. Allora, premesso che mi era sembrato da indicativo inizialmente che avremmo solo dovuto argomentare sul piano finanziario dell'intervento. E invece appunto c'è stata questa piccola escursione sul riferimento alla problematica dei residui della. Allora, appunto, con riferimento al piano finanziario, ho capito che voi cercate di continuare a dire che il servizio aumenta di poco, ma il problema è proprio il costo del servizio aumenta. Quindi cerchiamo di capire un attimo una cosa. Prima di tutto, rispetto per quanto riguarda quanto previsto dal DPR del 99, mi sembra, 158-99, grazie assessore, che richiede, mi sembra, la lettera. Però appunto numero 4 c'è una valutazione con riferimento al piano generale, il piano finanziario collegato da una relazione tecnica nella quale sono diversi quantitativi modello gestionale, quantitativi qualità del servizio e riproduzione degli impianti esistenti con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati per la relative motivazioni. Quindi con riferimento a questo inciso che mi sembra di non leggere nel piano, forse in relazione all'anno 2017 devo parlare con riferimento, quindi il primo punto con riferimento a questa problematica, qual è stato lo spostamento e poi si ricollega quindi la problematica dei residui e soprattutto parliamo di costi, ok? Mi sembra di aver capito che nel costo generale, voi parlate di un aumento di 84.000 euro, ma rispetto all'anno scorso, giusto assessore? Però cerchiamo di capire una cosa, il problema serio secondo me invece non è proprio il servizio e il bando, perché tutti i cittadini sanno che negli ultimi 5 anni probabilmente il costo del servizio è quasi raddoppiato. La scelta, diciamo, seppure tardiva, ma ben venga, di effettuare un nuovo modo di raccolta e di servizio con il porta a porta, è una scelta sicuramente degli agenti, una scelta importantissima del nostro gruppo. Fermo restando assessore che non è che devi sperare che inizia il primo maggio, non ricordo quando è stato confermato il contratto, hai detto speriamo, deve iniziare perché il capitolato prevede il capitolo, sì, il
periodo l'arco temporale di 6 mesi. Ma detto questo, il problema serio che io riscontro è un costo del servizio di quanto assessore, di quanto più? 5 milioni. Piano economico finanziario del servizio con il costo del servizio. Là ci entrano i costi della gestione, ci entrano anche secondo me gli occhi, che l'assessore con estremo, con molta nonchalance, diciamo, ha cercato di infilarci dentro. Ma il costo del servizio quanto è considerato più basso in serie di anni? Di 2.957.000. No, se si è di più. Il costo globale del servizio, l'appalto, l'oggetto dell'appalto, era una base, mi sembra, intorno ai 4 milioni, intorno ai 30 milioni di euro per 7 anni, mi sono sempre appassionato, mi sembra che si sta aggiungendo intorno ai 30 milioni di euro per base. Questo fa un costo del servizio, consideriamo anche l'altro, perché mi sembra che questi vadano miliardi di anni, giusto? Mi sembra, giusto? Correggimi se sbaglio. Comunque c'è un costo anno omnicomprensivo di 4 milioni e 7. Quindi la prima domanda che faccio, la differenza tra 4 milioni e 7 della raccolta, e poi andiamo a studiare anche 4 milioni e 7. La differenza tra 4 milioni e 7 della raccolta, 5 milioni e ci stanno quasi 250-300 euro di differenza. Che sono? Sono tutti costi di gestione? No, tu mi hai spiegato, ok. Lo so che tu pensi che io non capisca, o no, pensa qualcun altro che facciamo domande impertinenti, o domande da persone poco preparate, ma devi avere pazienza e devi cercare di rispondere. Tu hai espressamente quantificato il costo del personale, che sarebbe aumentato per una unità, il costo del responsabile che procedere, certamente, tutto mandato, ho provato un periodo e detto che non mi trovo totale. Comunque non mi trovo totale. Comunque, se tu mi dici che questa differenza è dovuta solo ai costi di gestione, e prendiamo atto e andiamo avanti. Cioè, questo servizio, oltre al servizio di raccolta di spazzamento di trasporti, di scarica e tutto quant'altro, questo servizio costa al comune, oltre al costo del reale del servizio, 250-300 euro. Questo voglio dire. Tutti questi costi generali di gestione. In linea di principio la raccolta porta a porta rispetto alla raccolta stradale costa un 30% di più, questo è un dato. Allora, non mi parla di raccolta porta a porta, perché se no dobbiamo fare delle questioni sul bando, che è meglio che le lasciamo perdere, perché è stato strutturato un bando dei rifiuti con canone omnicomprensivo, quindi con i costi di discarica a carico dell'aggiudicataria, e non poteva essere fatta una lavorata più grossa di questa. Perché fino. No, da che sono fatti Noi siamo arrivati e abbiamo fatto una prova. Avete fatto una prova, poi se non sbaglio abbiamo avuto l'opportunità di modificare, no? E non è che vi nascondete dietro al dito. Ma il tema qual è? Non ho capito. Il tema è cercare di capire il costo. Ma il tema sul costo di discarica qual è? Il tema sul costo di discarica è uno che il costo di discarica ha ragione di essere caricato all'aggiudicataria nella misura in cui non si ha un servizio di raccolta porta a porta, perché i cittadini forse non sanno che la discarica costa al comune di Milano, penso almeno 1,5 milioni di euro all'anno, ok? Poi se c'è il numero di servizio, però più o meno questo è il costo di discarica. Che succede? Perché costa tanto la discarica? Perché noi portiamo 1.300 euro. Perché succede questo? Perché noi portiamo in discarica una media di 11.000 tonnellate di rifiuti indifferenziati. Chiaro. Nel momento in cui partirà ben bene il servizio di volta a volta, automaticamente il costo di discarica inevitabilmente scende. Giusto? No. Continua. Il costo della discarica. Facciamoci dare, se andiamo in discarica con 10.000 tonnellate di media di tutti i 3 anni, di tutti i 3-4 anni, che cosa? Però scusate, allora se andiamo in discarica, io penso che se andiamo in discarica con una quantità di rifiuto
tendenziale ridotto, se raggiungiamo, ad oggi stiamo al 12%, mi sembra che sia tendenziale. Ok? Se raggiungiamo il 60-65%, va da sé che inevitabilmente il differenziale scende, deve scendere del 50%. Se scende del 50%, vuol dire che porteremo in discarica 5-6 tonnellate. 5-6 tonnellate, costa una metà di 10 tonnellate. Questo voglio capire. Che ripercussioni si avranno sul costo del servizio? Costo che girano da ogni complessivo? Questo è il mio piacere. Ma se stai in tutto il rispetto, quando vai l'anno prossimo, quella voce sarà ridotta e quindi l'anno prossimo le percepirà. Nel primo anno in previsione non lo può. Aspetta, no. Però sarà provato al 65%. Aspetta, no, forse non succede. Io cerco di amici, così il dottore mi dà una mano a capire. Il contratto. Avvocato, intanto le dovrei così magari si può eventualmente. Ma che sta magari taglia meglio l'intervento. Ha detto una cosa parzialmente esatta. Parzialmente esatto, perché si abbassa il costo, si abbassa il quantitativo di indifferenziato conferito a un impianto di trattamento meccanico biologico che poi a cui segue poi la discarica, che ha un prezzo di 140-150 sì. Aumenta inevitabilmente il conferimento di cubito che oggi è inesistente e che si stima arriverà intorno a 25-30% del totale del rifiuto differenziale. Un costo del lubido, a differenza del trattamento meccanico biologico, è il regime di libertà di prezzo, mentre il TMB è il regime di tariffa stabilita e fissata dalla Regione Lazio, in alcuni casi anche con effetto relativo, il conferimento del lubido segue la regola del libero mercato. Cosa voglio dire? Che ad esempio alcuni comuni, i comuni della provincia di Latina, in questa fase storica sono in grandissima difficoltà, perché c'è stata la contemporanea chiusura della Pilos, la contemporanea chiusura di Sempio, e quindi sul territorio della provincia di Latina attualmente non è possibile conferire smaltire l'umido ai 90.000 che di solito faceva il mercato. Che cosa significa? Che alcuni comuni sono costretti da gran parte ad andare a un nord a un costo di 200 euro a tonnellata. Altro che il costo di smaltimento di differenziale. Quindi il costo di smaltimento dell'umido, che è la parte prevalente della raccolta differenziata, è sempre un punto interrogativo ed è anche difficile in fase di revisione individuare esattamente l'esatto ammontare, sia perché non abbiamo dati storici sui quantitativi, sia perché il costo della singola tonnellata dipende dal mercato. Oggi, ad esempio, in questa fase storica diventa di difficile divisione e di costo immenso. Si spera che nei prossimi mesi che avranno gli impianti ci sarà la concorrenza, la passeranno della tariffa. Quindi pensare che perché non si va più in discarica, non si hanno più costi di smaltimento e trattamento, è sbagliato. Cambia la filosofia, non si parla più di discarica, ma si parla di trattamento e conferimento. A cui questo è solo un chiarimento per quanto riguarda il costo della discarica, ripeto, che poi non è discarica perché i comuni non ci vanno più in discarica, i comuni vanno gli impianti di trattamento meccanico biologico che riceve il rifiuto indifferenziato e poi c'è fluido. Il caso in cui invece il rifiuto indifferenziato non abbia fluido e si chiama indifferenziato secco, si va al trattamento meccanico che tra l'altro nel nostro caso sta a Castelforte perché c'è l'impianto del CSA. Quindi io aspetterei a valutare l'impatto dei costi di trattamento e smaltimento rispetto alla discarica, aspetterei almeno l'anno prossimo per capire questi 6 mesi di applicazione della raccolta porta a porta come si muove. Poi c'è tutto il tema degli introiti, del costo degli introiti legati allo smaltimento al recupero delle frazioni differenziate e riciclate, su cui credo lei parlerà un po', perché a cui magari il dottor Sarata non ha risposto. Allora, io prendo atto con piacere, ma comunque il costo finale dell'oggetto di costo dell'appalto non può essere rivisto. Questo è il mio punto di domanda, quindi benché ci sarà
questo punto interrogativo del trasferimento, del confermento della frazione umido, che tutte le cose del tema comunque non si dice che con la differenziata probabilmente ci sarà un ristoro che da regolato sembra sia previsto in ordine del 50% tra il comune e la ditta giudicatrice, quindi mi sembra un sistema attraverso il quale comunque dobbiamo garantire ai cittadini che i costi dell'appalto non diventeranno. Questo secondo me è l'indice. Lascia perdere che non possiamo risparmiare, o magari non possiamo risparmiare perché il contratto è chiuso. Però mi auguro come da contratto che il prezzo dell'appalto non salga, perché qualche clausola contrattuale prevederebbe la possibilità che salga, e una possibilità oltre alle variazioni, alle varianti contrattuali come previste al testo unico, ma mi sembra che ci sia qualcosa in riferimento al numero delle utenze che andiamo a scoprire. Se il numero delle utenze, per quanto riguarda questo servizio per combattere l'inclusione della scuola, troviamo 100 utenti che non erano registrati, troviamo questi 100 utenti che il primo anno non hanno garantito 200 utenti. Se non sbaglio però c'è una norma che prevederebbe che qualora il numero totale delle utenze rinvenute fosse superiore al 10%, bisognerebbe, al 10% del numero di utenti in generale, bisognerebbe andare a rinegoziare con la società che gestisce il servizio. Io questa è la preghiera che ho, nel senso che il costo, innanzitutto iniziamo con la porta a stretto giro, prima si inizia, per meglio è, perché è un principio di civiltà. Numero due, il costo del servizio secondo me non deve assolutamente aumentare, visto che così è strutturato l'appalto e visto che l'unica possibilità di variante col prezzo è contrattualmente prevista. E poi un'altra cosa, cerchiamo di regolarizzare dal punto di vista contabile, non lo so se sta a posto la situazione, nel senso che con la cessione asimmetrica che c'è stata, assessore, cerchiamo di regolarizzare la situazione dopo l'operazione che è stata compiuta, perché l'operazione che è stata compiuta dal punto di vista tecnico giuridico non ha da dire, perché è un'operazione che poteva essere compiuta, però secondo me va regolarizzata dal punto di vista contabile, perché non riesco a capire come vengono fatti i pagamenti alla differenza. Sinceramente questo è un grande difficile. Non essendoci un'obbligazione giuridicamente perfezionata, non so come lei può fare l'impegno di spesa. Lei ha anticipato la SAF e un'altra cosa. Lei non è obbligato a pagare la SAF, anzi. Lei è un grande errore, a mio modesto modo di vedere le cose, di fare la SAF. Perché il contratto prevede tutt'altra cosa. Ed è una cosa che non doveva assolutamente succedere. Ma detto questo, tanto che le ricordi non parlare, perché non è possibile che ogni richiesta che ci si presenta viene l'appaltatore da noi, ci viene a dire guarda, posso fare la polizza di chiusura, la polizza di costa tanto, perché c'è questo problema. Non è una richiesta specializzata alla richiesta per la, cioè il programma la fa. Io agli altri non c'ho. Però chi si carica una gara, chi si carica un servizio, sì, chi si carica un bando. Il problema non posso la SAF. Ah, io ho detto agli altri all'interno del prezzo. Però la interruzione c'è stata con la SAP. No, ma con piacere, sicuramente con piacere l'interruzione ci sarà stata con la SAP. Però il problema è che se si fa un contratto di un certo tipo e poi mi trovo una lettera del prete SRL dove chiede con la presente per chiedere alla vostra aspettabile amministrazione la possibilità di mantenere le modalità contrattuali in essere con il piano SAP. Parliamoci chiaro, questa dell'8 febbraio 2020. Ma che lettera è lì? No, so, la lettera è legata alla Deterna. Alla Deterna? Sì, è legata alla Deterna del 21 febbraio 2018. C'è stata la possibilità di pagare direttamente la SAP e quindi ci siamo sostituiti. Mi siete sostituiti, ok. Ma non ci volete andare, non so se rispetta l'oggetto della PAC e cosa? No, che secondo me c'è una relazione contrattuale, questo è il mio pensiero. Questo è il mio pensiero. C'è una relazione.
Da parte dell'ente, da parte dell'operatore. Allora, se si fa, dottore, se si fa un bando prevede il costo esclusivamente a carico della ditta comprensivo dei costi di discarica, non è possibile scindere il costo del servizio dal costo di discarica. Comune si limita a pagare l'aliquota al direttore. Ok, vista la legge, giustamente così, vista la legge potrebbe essere una cessione del contratto dell'articolo 14. Non sarà una cessione del contratto, però secondo me qualche se si sistema questa situazione sarebbe meglio. Altra cosa, come si fa a pagare la cessione del perché per lei la potrebbe essere e si dovrà la stessa legge, la custodia. Ma siamo anche perché se no non so dal punto di vista contabile, non essendoci un contratto, non essendoci un'obbligazione giuridicamente perfezionata, come si fanno a fare mandare di pagamento alla prete? Non lo so, mi sfugge qualcosa, non lo so, può essere che mi sto sbagliando. Comunque l'importante è garantire ai cittadini che il costo del servizio non venga ulteriormente aggravato. Questo per quanto riguarda il giornale. Altro problema che ho io, che non ho capito, sinceramente non ho capito. I residui. Hai risolto. Allora, mi hai detto, i residui vanno caricati, devono essere considerati come crediti inesigibili o come residui. Giusto? Questa è la domanda. Nel momento in cui vengono considerati come residui, vengono considerati come residui. I residui hanno rilevanza ai fini del FCD, del fondo di elegibilità, questo è un altro punto di domanda, perché questo non è chiaro. Perché se noi abbiamo il servizio, giustamente, ogni anno noi dobbiamo garantire la copertura del servizio. La copertura del servizio sono 5 milioni di euro. Chiaro? Se mi ascolta il Presidente. Ogni anno il costo del servizio è di 5 milioni di euro, dobbiamo in casa 5 milioni di euro, è naturale che non passeremo mai. Quindi ci sono questi residui attivi che noi non incassiamo. Che fine fanno questi residui attivi? Devono essere spalmati nel piano economico finanziario del genere o li dobbiamo portare accantonandoli al fondo credito di esigibilità secondo le caratteristiche, le tipologie e il metodo utilizzato? Questo è il punto di domanda, perché nel fondo credito non li ho trovati. Non se sono dubbi, ma rimedi che si possono, perché si fanno le azioni esecutive, sono lei, andate insieme, c'è l'esattoria, sono invitati a recuperare, e quindi se c'è la prospettiva, allora tu puoi accantonare, però se poi vengono inesigibili, e la problematica nostra è questa qua, cioè se diventano esigibili hanno un costo. E certo, se diventano esigibili hanno un costo, quindi bisogna che ma ad oggi non possiamo dire che sono inesigibili, no. Perché sono 2015-2016, giusto? Quindi, nella determinazione del fondo crediti, perché il fondo crediti va determinato in maniera corretta, perché la seria perplessità che io ho è sempre da due anni, da un anno e mezzo a questa parte, della costituzione di un fondo crediti reale, diciamo adeguato. Se io non mi ritrovo questi residui nel fondo crediti, che significa? C'è qualcosa che cambia o no? O è possibile? Io capito che voi con molta deontologia professionale vi bacchettate pure e dite ok, però mi raccomando, nel tempo giugno verificate questo, verifichiamo quello, salvaguardiamo gli equilibri di bilancio, ci possiamo mettere tutte le carte a posto, tutti i numeri a posto. Ma tecnicamente i residui attivi vanno o no inseriti al fondo crediti? Questo è. Noi avessimo una certezza. Sì o no? No, avessimo una certezza, perché l'abbiamo lasciato margine perché anche noi abbiamo detto. Però l'abbiamo scoperto in corso di bilancio di previsione, quindi ci siamo riservati, ma lo verificheremo. Se c'era la certezza, noi avremmo dovuto vedere che io al bilancio. No, anche perché è chiaro, è stato oggetto della nostra dichiarazione di voto, perché sinceramente vedere dei pareri positivi condizionati,
vedete i pareri positivi che dicono questo e non dicono quello, vedete i pareri che subordinano la positività ad un accertamento successivo. Tecnicamente noi dovremmo venire qua, a venire qua ed avere tutte le carte per capire qual è la situazione, ma per la nostra funzione, perché la nostra funzione è quella di liberare prima di tutto i cittadini, poi l'amministrazione, ma anche di liberare la nostra funzione, che poco capiamo di queste cose, quindi cerchiamo di arrabbiarci e di cercare di capire più cose possibili. Però secondo me un'alterazione del fondo credito di esigibilità, ma non solo con riferimento alla TAG, e poi lo vedremo dopo con riferimento alle sanzioni amministrative, determina, non usa parole forti, ma determina dei problemi seri dal punto di vista dell'equilibrio di bilancio. Questa è la sensazione che ho io. Questa è la sensazione che ho io. Sono solo accanto a me. Non entra nel fondo di esigibilità. Che cosa? I residui si vengono dal cenario. Allora, se i residui vengono dal cenario è normale, se diventano inesigibili è normale, ma tanto è vero che non so da che parte della cosa che erano stati cancellati. Non so se dice. Che è stato no, no, però l'ufficio ci dice che c'è stato no, nel senso voglio capire io, se sono inesigibili è pacifico, ma dato che sono 2015 e 2016 normalmente sono collegati alla proprietà immobiliare, normalmente, quindi potrebbero essere riscossi, non sono prescritti. Prima di dichiarare un credito inesigibile andavano a sformare sulla cittadinanza, come abbiamo detto prima, secondo me. Ci stanno tante azioni da fare. Ci stanno tante azioni da fare. Allora, il residuo che viene imputato, vengono fatte le azioni giudicative. Le azioni giudicative non hanno un riscontro immediato. Tant'è vero che è stato fatto un recupero sulla TAC, no? Perché ci sono tutti i cittadini, ci sono i visti che stavano con queste cartelle in mano. Il cittadino poi dopo non adempie. Quando non adempie, ovviamente quella cosa passa dal comune ad Equitalia. E l'Italia poi ci mette il suo tempo, perché il cittadino ci perde il tempo. Prima di cancellare quella posta di bilancio, va messa, quando viene fatta l'ingiunzione, in parte del fondo credito di esigibilità ed in parte della competenza. Quindi quello che ti arriva poi a seconda dell'accertamento del grado, lo censisce, quello che non ti arriva va a fondo credito di esigibilità. Certo, ma quando hai fatto l'accertamento però, quando hai fatto l'ingiunzione. Okay, quindi sono dei momenti, sono diversi momenti dell'entrata, dove poi nuovi residui, nuovi residui sono residui recenti, no, allora poi ci stanno sulla gestione delle entrate per cassa, secondo il principio di cassa, la gestione per competenza. Allora, sull'autovelox, se per esempio questo è il primo anno, non so se è superato, però questo è il primo anno, tra l'altro il revisore mi dice che prende nel bilancio di previsione, giustamente si chiama dietro su questa cosa, tu nel bilancio del consuntivo dovrai vederle tutte, perché ovviamente non dovrai più, troverai il fondo formato e tutta una serie di cose, perché poi dovrai andare a vedere il consuntivo dell'anno scorso. Allora, la realtà è questa, che c'è stata la gestione di determinate entrate per cassa con un accertamento per cassa. E questa cosa si è evoluta dal 2013 al 2012, sempre così. Quest'anno praticamente abbiamo cercato di fare chiarezza e pulizia applicando il principio contabile. E giustamente da un certo punto di vista, dal punto di vista contabile, ti trovi, perché come dice il revisore, metti che competenza più grande, cioè ci metti residui, quello e quello, crei il fondo che pareggia dall'altra parte, il risultato è sempre zero, cioè chiude sempre a zero. Ok? Perché magari ci sta il fondo che la protegge, ok? In questione di cosa andiamo a fare ai cittadini? Sì. Comunque pure se è rimutato non dava più. Ok, allora se è inesigibile, ma è per l'esigibilità, la dichiarazione inesigibile, ovvero il responsabile del servizio finanziario, prima di dichiarare il credito inesigibile, deve aver fatto l'accertamento, deve aver fatto un miglioramento, deve aver fatto diverse azioni, perché se no quel credito inesigibile se lo carica lui con la sua responsabilità patrimoniale, perché fai ragioniere, oggi in comune non ti assumersene tante le responsabilità, come quelle dei consiglieri che vanno ad approvare il prima tre pregati di altre cose, cioè c'è stata una responsabilità da parte dei funzionari. Allora, quindi, questo principio di competenza, applicato ad un bilancio che prevede su tante poste che erano ragionate per cassa, ovviamente ti porta a dire mi manca la formazione del FCDE. Così come l'entrata non ripetitiva, per esempio, l'entrata non ripetitiva, il principio contabile dice che si può fare proprio il fondo apposta,
però che non ci sia la concorrenza del fondo, la concorrenza del fondo nel bilancio di previsione la puoi trovare dopo, consuntivo, quando facciamo la variazione di bilancio successiva al consuntivo, perché come hai potuto notare ci sta un numero di, di saldo del pareggio di bilancio dal 31/12 che è un numero cospicuo, ci sta la sostanza nella relazione dei soldi che arrivano addirittura cercate di cedere gli spazi finanziari perché state messi bene, volete avere tutte le cose e dico che c'è ci sta però io a volte ci sta un saldo di livello di bilancio fondamentalmente positivo ci sta un avanzo importante di quanto? Di 1.300 di per questo motivo il bilancio è quasi vuoto, però aspettiamo il consuntivo per riempire praticamente i bag si liberano i residui come tutti gli anni. Tra l'altro, Massimo, come tutti gli anni siamo stati tanto bravi ad essere stretti di manica e quindi ci portiamo lo stesso un avanzo puntuale importante, milioni di cubi per strade, milioni di euro in banca. Cioè perché praticamente la gestione del cassa dell'autovelox ci ha limitato nella che faccio dopo. Quello che volevo dire non è che questi soldi spariscono, cioè che sta posta di bilancio sto residuo viene cancellato, viene buttato, ciccia chi ha pagato, non è. Allora, e tra l'altro, come ti dice il revisore? Ah, il problema è la cosa. Ma io non ho capito la tua relazione. Non l'hai capito il discorso. Non l'hai capito. Ma no, 380 ragazzi. Sta pagando per cercare di farti capire un po' di cose. Forse ci sono riuscito. No, nel senso, no, un altro mi sa che l'hai capito. Allora, il discorso mio era solo quello di capire se corrisponde ai criteri di velocità, competenze, tutti i criteri previsti dalla normativa di riferimento, l'approvazione di un bilancio in previsione che denunci tra virgolette queste problematiche della mancata applicazione a fondo presente di esigibilità, delle sanzioni provenienti degli autotelli, delle sanzioni amministrative e tanto. Punto di domanda, questo è chiaro, era solo questo. Se mi dico che non ci stanno, non sai già un dico perché. Che hanno fatto la lezione che stanno andando a fare la provincia e come pensiamo sia capitato? Ah, quindi stai considerando quello dare positivo? Ma io considero sempre che lo sapete. Allora, visto che sono presenti, loro ci hanno messo parere positivo al bilancio. Parere positivo ma condizionato. La condizione che non parere di qualcuno che non conosci bene. Condizione che non a condizione che tu non spendi tutti i soldi della Correa e non impegni tutti i soldi della Correa. Tra l'altro questi soldi della Correa ci avanzano storicamente tutti gli anni, quindi questo problema non ce l'abbiamo, puoi votare naturalmente in maniera più grazie, grazie Maria, il consigliere. Grazie, io intanto faccio un momento invece al Massimo che sai che è stato molto tecnico, ma se stava molto bene, la sfida della persona su alcune cose importanti. Io però voglio essere un attimino pratico, nel senso che faccio una domanda specifica, non so se mi risponde l'assessore al bilancio, penso di sì perché si riguarda la situazione dei finanziamenti di bilancio. Anche riguardo i cittadini, quello che vogliono sapere. Il costo dell'appalto, quando si parla di appalto, un esempio l'abbiamo trovato. L'abbiamo trovato. C'è stato un difetto eventualmente di rimodulare, di modificare qualche situazione che vi siete anche voi fosse accorto che non andava bene. Però dipende da parte delle cose, quindi c'è il tempo necessario, secondo me, quindi non deve essere sempre una scusa di se questo non va bene, l'abbiamo provato, perché con tutti i lavori che possono fare i commissari, alla fine della prima pratica, è normale che qualche cosa sta e vada avanti. Allora dobbiamo fare semplicemente una cosa specifica che poi attengono per ciò che sappiamo. Il costo dell'appalto anno è 5.058.000 euro che fissa qua. Ogni comprensivo di tutto, giusto? Raccolta, servizi, personale, a tempo determinato, a tempo indeterminato.
ordini tra uomini e governi che rimarrà sempre tale, giusto? Non è esatto, se vinci una gara è un prezzo, le varianti in corso d'opera c'è stato, non c'è stato, ma non sono lavori pubblici, non è parcheggio di tufo, quando faccio adesso un tecnico mi sono pagato, che devo fare il peggio doloroso, qual è la prima, è oggetto di interrogazione, c'è ragione. Per quanto riguarda rimarrà sempre tale, proprio perché il vice sindaco è la città da fare. Ok? Allora io voglio sapere, per quanto riguarda la tassa sui rifiuti, quando è che eventualmente, visto che mi è sembrato di capire che per quanto riguarda in discarica, se c'è un abbattimento visto il porta a porta, grazie al porta a porta che giustamente state portando avanti come un fattore importante, cercheranno di trovare e di migliorare anche persone che non pagano, grazie a questa cosa. Quando è che si può e se si può abbassare la tariffa per il cittadino? Che cosa deve succedere? No, no, questo è quello che voglio sapere. Allora, rispondo io. No, mi hai raccontato la parte del modello di chiarimento che volevo fare a fine intervento. L'effetto positivo sulla bolletta dei singoli utenti, posto che il costo complessivo dell'appalto è determinato da una gara, l'effetto positivo sulla bolletta del singolo utente, a mio avviso dobbiamo guardare al 2020, 2019 forse ancora no, 2020, che mi vado a spiegare. Gli effetti positivi saranno tre. Il primo, essendo un rapporto, una raccolta volta a volta, non pagheremo lo smaltimento di quei rifiuti che storicamente si dice è trovato, che provengono dalle zone limitrofe al nostro territorio, ma di produzione di altri comuni, Peccarici, Venite, Gianna, Sfit, San Cosmo, Castelforte. Non li pagheremo più lo smaltimento, perché ci saranno più inibitori differenziati. Quindi quella è la prima voce di risparmio. La seconda, lo ricordava, lo accennava prima l'assessore, ci sarà, verranno individuate le utenze che oggi non sono più comprese nell'anagrafe tributaria e quindi stimiamo che ci sarà una considerevole tasso di evasione che verrà recuperato. La terza, oggi ci sono tutta una serie di utenti che godono di una diminuzione sulla propria bolletta perché è legata alla distanza dei gradi. Pagano circa 200.000 euro, che oggi 200.000 euro di risparmio di quei utenti li pagano gli altri. Quindi l'effetto combinato della diminuzione del quantitativo di rifiuti prodotti perché limitato solo al nostro territorio, il fatto che contiamo di scovare un numero di evasori considerevoli, il fatto che vengano eliminati ogni forma di riduzione per motivazione oggettiva, io credo di poter prendere un impegno e mi auguro, o meglio quello del nostro impegno, di arrivare a una riduzione innanzitutto al 65% dei differenziati nel 2020, che è l'obiettivo comunitario imposto a tutti i comuni, da cui oggi siamo lontani tanto perché siamo al 12%, da quello che viene scritto sul piano, sul PEF che stiamo discutendo. Quindi recuperiamo dal 2020, arriviamo al 65% differenziata e io credo che avremo una riduzione a due cifre. Non voglio dare un numero preciso che poi mi sarà magari rinfacciato, ma io credo che noi arriveremo a una riduzione della bolletta a carico dei cittadini almeno del 10%. Questo è un obiettivo, secondo me, raggiungibile e il 10% secondo me se si dedica una serie di condizioni anche ampiamente migliorate. 2020 perché? Perché quest'anno abbiamo 6 mesi, 7 mesi, 5 mesi di vecchio servizio, 7 mesi di nuovo servizio. L'anno prossimo,
Già sul PEF 2019 potremo caricare i dati a consuntivo, ad esempio, dei costi e dei ricavi da differenziata e anche l'eliminazione delle diminuzioni delle distanze. Quindi nel 2019 già avremo una buona fotografia. Nel 2020, quindi dopo un anno e mezzo di raccolta differenziata con un trend storico come è stato, io sono convinto che poi nel 2020 ridurremo le bollette delle singole utenze, non il costo complessivo, le bollette delle singole utenze almeno il 10% e arriveremo al 65% differenziato. Questo è l'obiettivo, l'ho detto, tra l'altro lo sto dicendo anche non solo a verbale ma in televisione, e su questo ci confronteremo, spero, nei prossimi anni. Dico su questo perché significa che è andato tutto bene e finalmente abbiamo fatto un passo anche di qualità per quanto riguarda il decoro urbano, che non è un aspetto secondario, visto insomma che siamo un paese turistico e sinceramente vedere quelle mini discariche a cielo aperto nel centro della città credo che non faccia piacere a nessuno di tutti quanti. Però scusa, dal punto di vista tecnico, sì. Quello che vorrei capire meglio, noi ci abbiamo messo a base d'asta, cioè l'appalto aggiudicato a 4.700.000 euro l'anno, no? Grosso modo. Sì. Togliendo queste somme variabili, diciamo, economico. 4.700.000 euro l'anno che noi in ogni caso siamo sempre costretti a pagare per 7 anni. Bravo, ma sì, ma se fuori il male. Ma parte, ma che questo voglio arrivare, ma scusami un attimo, noi siamo senza pagare anche in virtù di questa qua. Ti dirò che potrebbe anche aumentare. Potrebbe anche aumentare. No, io voglio capire una cosa. No, scusa, ma fammi finire. Potrebbe aumentare. Ma no, ma non detto voglio aumentare. Se io dico, guarda, c'ho 3 mele, devi trasportare 3 mele, poi arriva, e quindi il prezzo è questo, poi arriva il trasportatore a casa che trova 6 mele. Invece che 3, ma secondo te fa lo stesso prezzo. Ma è normale, è una cosa che c'è. Ma che stiamo parlando di prezzo? Se aumenta la popolazione, se la popolazione è molto di più di quella realmente censita, è normale che la ditta dovrà prendere altri mezzi, altro personale, altra benzina, sì. E aumentare i costi fin. Cioè, credo che questi siano costi. Quello che dici tu può essere anche vero, c'è qui la platea di 1 milione, arriva la platea di 1,5 milioni, quindi voglio dire i costi dovrebbero aumentare. Ma non è questo il problema, voglio dire il problema, voglio dire della riduzione, come cerchiamo la riduzione. Noi dobbiamo pagare questi 4,7 perché fra gli abbattimenti previsti c'è anche il minor versamento della discarica, no? E quindi sostanzialmente è fatto un discorso così, l'osteria di questi soldi dove vengono già quali servizi non c'è. È vero che noi andremo a recuperare una parte di questi soldi con la differenziata, con questa sorta di ripartizione, no? E quindi già ci vanno le tasse da questo qui. Sebbene questo nel costo del servizio noi lo andremo a scontare, perché non è chiaro. Quello di andremo a mettere una voce in bilancio non deve avere diverse rispetto al costo del servizio, perché il costo del servizio no, ma sul pezzo il costo del servizio è per me. E allora no, scusami, i ricavi da differenziata andranno per questo ad abbassare la tariffa di utente. No, io quello dicevo, come facciamo questa? Che questi soldi così. Che noi incassiamo, come diceva Massimo, la domanda che mi sono posto, questa è la domanda tecnica, i soldi che noi incassiamo con la differenziata, a dove noi buttiamo? Su o maggiori servizi per l'utenza o su degli ulteriori benefici che andiamo a dare noi, e questo è quello che noi abbiamo due scelte. Il pezzo costa 5 milioni. Ok, il servizio costa 5 milioni. Io devo collettare 5 milioni. Ma se io ho ricavi al servizio di 350.000 euro, posso collettare 5 milioni meno 350.000 euro, perché quei 350.000 euro, invece di farmi dare ai cittadini, lo introito i dati dal servizio. E così abbassa la risoluzione dei prezzi. E così abbassa. Come si abbassa la tariffa? E i soldi del controllo della differenza
Allora, abbiamo o li possiamo mettere su maggiori servizi? No, quello è sulla... Allora, sulla... Ma già oggi, ma già oggi. Sull'evasione è quello che dici. Ma già oggi. Sull'evasione, poi abbiamo la prima del servizio. Ma se si prima del servizio è restituita l'utenza. Capito? È solo l'istruzione del tempo. Allora, ma io per caso. Già oggi, ma già l'anno scorso, ma già 2 anni fa, quando tu avevi 40.000 euro di introito dalla vendita di prodotti differenziati, comunque andava sul PEF ad abbassare non l'importo complessivo del servizio, ma l'impatto del servizio sui cittadini. Ma giusto il senso? No, cioè l'abbassamento. Lo stesso servizio ma con un minor costo. Allora, la legge passa la io non. Ma abbassa la tariffa. Ma non il costo complessivo. No. Significa che invece di prendere 35 milioni dagli utenti, me ne prendo 4 e 7 dagli utenti, lasciando li prendo non dalle entrate correnti, ma dall'incasso specifico della vendita di no, ma è correnziale di conclusione, è corretto dice che noi possiamo passare la tariffa. Andiamo a trovare gli evasori e quindi abbiamo la platea. Questo è l'unico modo per abbattere la terra. Noi possiamo offrire un servizio migliore ai cittadini se con l'incasso della differenziata quello che andremo a ricavare l'andiamo a distribuire come servizio ulteriore. Questa è la conclusione. No, Maurizio, perdonami, io ho detto che per abbassare la bolletta del cittadino. Quindi la bolletta che arriva a casa del cittadino, noi contiamo su 3 tipi di azioni. Il primo è smaltire e conferire solo i nostri rifiuti, evitando quindi su 10.000 tonnellate di carne in discarica. Quante saranno? Questo è un regolamento illegale, bruciato e finito. 10%, 20%, 20%. Quindi significa già il 20% in meno di rifiuti saranno conferiti. E quindi abbassi quello perché paghi o incassa vista solo sui rifiuti prodotti dai cittadini, residenti e comuni, quella è la prima leva. La seconda leva è scovare gli evasori. La terza leva è che cesseranno di efficacia quelle riduzioni di cui godono tanti cittadini legate alla distanza del cassonetto. Oggi quello sgravio ha un valore di 200.000 euro, che significa? 300.000 che significa? Che invece di prendermi da quei 1.000 cittadini quei 200.000 euro, li vado a spalmare su tutti gli altri 9.000, 10.000 quanti sono i resti. Ovviamente ripartendoli su tutti si abbassa. E non ho contato invece quello che dice di lui, che è la quarta re, ossia l'incasso da differenziare. Non l'ho contato perché oggi non so quant'è. Perché l'introito dipende anche dalla classe, dalla durezza e dalla capacità, non sbaglio, che sarà, perché a seconda di come conferisci il rifiuto differenziato ti paghi, perché pure là c'è classe terza, classe seconda, classe prima, a seconda delle classi di durezza ti viene riconosciuto questo. E quindi non l'ho citato perché. Scusa, quello lo vai a caricare, cioè. No, ma cioè, poi incassi 40-50.000 euro l'anno. Incassi l'anno scorso, se non sbaglio, mi ricordo erano 147.000 euro. Sbaglio, una cosa del genere. Ma che è? Scusa, lo vai a pesare dalla bolletta. Lo vado a pesare dalle bollette. Cioè, l'anno prossimo tu ce l'hai. L'anno prossimo tu ce l'hai. Il costo del servizio meno l'introito da vendita della differenziata uguale un numero che viene distribuito su tutte le utenze. Un professore per dire, se questo andava a pesare o deve andare a offrire. È una scelta politica però, perché potremmo anche scegliere con quel, se tutto va bene, potremmo anche scegliere di fargli entrare nel PEF ulteriori servizi. Ad esempio, oggi la polizia delle spiagge, mi sembra. Ci sta, Che cosa è diversa? La raccolta significa che la città passa nelle suole di bidone. Non significa che raccoglie il rifiuto sulla vetrina.
è una cosa diversa. Ad esempio, Gaeta ha nel suo appalto una varietà di servizi, compresa la potatura, e non ce l'abbiamo. Secondo me è sbagliato, io sono sempre stato per un servizio totale di giugno in mano. Però, e rispondo anche in parte all'osservazione del consigliere signore, e quindi il piccolissimo consigliere Monte, ma noi siamo arrivati con un servizio in proroga ampiamente over le previsioni legislative. Arrivo e faccio un'ordinanza, e voi stessi mi avete ricordato una volta che ho fatto un'ordinanza tipica perché era superiore ai 6 mesi, era 6 vie, con una gara ristretta andata a vuoto davanti al commissario, con un capitolato preparato dal commissario prefettizio e mandato alla pubblica. Un settore così particolare, noi non ce la siamo sentiti di metterci a lavorare tecnicamente sul bando e fare altre proroghe, perché già così siamo rimasti abbastanza scoperti, no? Perché ai termini, ai sensi del codice degli appalti, già stava il commissario prefettizio, non avrebbe potuto neanche fare quello che ha fatto, non è che il commissario prefettizio è concesso tutto, ai sindaci spesso non è concesso neanche il minimo sindacale. Quindi noi non ce la siamo sentita proprio a livello amministrativo, a livello di responsabilità, di mettere mano, di strutturare il capitolato, di fare il bando, consentitemi, lanciare un dialogo, e Maurizio forse e Vincenzo lo sanno perché hanno fatto parte dell'amministrazione che ha provato per 2 anni in Campania a preparare il bando. C'è un dialogo, ci abbiamo un bando preparato, ci hanno dato per mettere mani dentro con le stesse professionalità che io credo che non l'abbiamo considerato loro opportuno. E quindi anche perché ricordatevi che la nostra scelta principale sarebbe stata quella della famiglia di Fidizero, ci voleva un provvedimento economico in una situazione di predissesto, in una situazione di caos amministrativo, con tutti i funzionari, o meglio, dovevamo cambiare il segretario generale, dovevamo prendere dei funzionari. Non dimenticate il momento storico in cui abbiamo assunto la decisione di mandare avanti una gara preparata dal commissario prefettizio. Era luglio, eravamo appena arrivati, eravamo appena stati eletti, non si capiva il commissario aveva riconosciuto 1,5 milioni di debiti senza copertura, non si capiva chi faceva cosa, come stavano le situazioni, ogni cassetto metaforico che apriva usciva un debito, una sentenza o un problema. Ma noi, secondo me, saremmo stati dei pazzi a fare un cammino diverso, anche bello dal punto di vista politico, quale può essere quello della società della Golfo di Fiumi Zero. Saremmo stati dei pazzi. Abbiamo scelto una linea di prudenza, di concretezza, e credo che oggi, spero veramente che sia premiata con l'avvio definitivo e reale del servizio della raccolta. La raccolta differenziata deve partire la prima settimana di maggio. Se non partiamo, ci sono dei medali che abbiamo reso un funzionario che nelle sue precedenti esperienze ne ha cacciato 7 di società raccolta che lavorava. Quindi non credo che abbia problemi a fare una decisione di contratto. Spero di essere stato esaustivo. Grazie Sindaco, grazie signor Giorgini. Direi di procedere alla votazione sul fatto ordine del giorno. Se parli sì. Signore no. Vedere no. Rasconi. Astenuto. Qua favorevole, Mancaccio. Sì. Graziano. Pensiero. Sì. Conte. Sì. Spagna. Favorevole. Di Girolamo. No. Moni. No. La Rocca. No. Zaffa, sì. Esposito, Orlandi, Riccardelli. Sì. Il consiglio approva, possiamo rivedere il documento di mano. Continuiamo la trattazione dell'ordine del giorno. No, un altro inciso che è legato però alla conclusione. Io credo che un ulteriore leva sarà la il cambiamento epocale che noi dobbiamo fare nell'anagrafe tributaria del Comune di Vittura, che ci siamo resi conto in fase proprio concreta di distribuzione, di censimento, di distribuzione che inizierà dei kit per la differenziata, che ci sono dei vuoti enormi, delle anomalie, perché non si sono mai parlati dell'ufficio tributi con l'ufficio anagrafe. C'è gente che è morta da 7 anni e continuano a mandare la bolletta e ci prendono.
dico a Valerio, dicevo, guarda che mio padre è morto 7 anni fa, mi stai ancora mandando la bolletta. A me l'ufficio anagrafe non mi ha detto niente, che sta a fianco l'ufficio anagrafe, però sta a fianco. Quindi io credo che su questo ci stiamo lavorando anche con Acqualalia per fare un progetto complessivo di digitalizzazione della macchina amministrativa durante il periodo di licenziamento e controllo del territorio. Io credo che vada messa, e l'ho sollecitato più volte l'assessore ai tributi al bilancio, che vada messa le mani in maniera radicale all'interno del sistema dei tributi comunali. Ci sono tantissimi immobili che sono censiti alla rara comunità di maniera diversa da quelle che realmente sono. Ci sono tante situazioni. Va fatto un lavoro enorme perché avere una banca dati, una banca tributaria adeguatamente corrispondente alla realtà significa dare all'ente delle risorse proprie che servono per assicurare e coprire la spesa corrente, cioè i servizi ai cittadini. Oggi noi avremo nel bilancio tante somme vincolate a investimenti e poche risorse libere da destinare ai servizi al cittadino. Lo diceva un parere dei revisori dei conti nel 2012, al consumo 2012, quindi il primo che ho fatto dal consigliere comunale, ma Maurizio si lo ricorderà, c'era proprio che il presidente Renzo Cucinati, alla fine del suo mandato sestennale, diceva che raccomandava di aumentare la base tributaria, i tributi propri, perché il bilancio comunitario si regge sulle entrate extratributarie e la data pubblica e la doveva, che hanno un'incidenza eccessiva per una vita sana dell'ente. Ci sono comuni, Daniele Gaeta quanti incassa di tributi? 5 milioni, quasi 1,5 milioni in più minimo. Ora, per carità, è un'altra città, l'estensione territoriale però è la metà della nostra. Io ce lo dico il doppio, ma non c'è comune. Sì, ma insomma, di una Roma ritagliata da Roma. Parliamo di Roma, il tema è questo. Allora, ci sta. E come affrontiamo questa situazione? Ve lo dico così, cominciamo poi una discussione su questo tema. Come affrontiamo questa situazione? Aumentando il personale del servizio di tributi? Visto che il ragioniere che siamo decimati. Visto che la polizia decimata c'è sempre. Non basta. Secondo me un'informatizzazione di controlli io non escludo una consulenza o un apporto esterno per poter censare, censimento, ricostruire la banca dati, analisi, che lo Stato è pietoso. Quindi su questo ci confronteremo nelle prossime settimane, perché la decisione va presa. Io l'avrei presa già appena insediato. Poi il ragioniere, il responsabile del servizio, che era della mia idea, visto che è vicino alla pensione, ho preferito insomma non, e visto anche tanti problemi che avevamo da risolvere, di concentrarci su altre cose. Ma oggi è diventato fondamentale questo, perché noi riusciamo a assicurare i servizi sociali, i servizi alla persona, gli investimenti sulla cultura, noi riusciamo, siamo molto molto vincolati. Allora, per poter aumentare questo, bisogna aumentare l'entità delle entrate proprie. Per aumentare le entrate proprie non si possono aumentare più le aliquote, perché ormai con questo atto portiamo anche l'IRPEF allo 0,8, che altri comuni già ce l'hanno da tanto tempo, e se l'avessero fatto nel 2013, quando io dall'opposizione non facevo politica strumentale, facevo politica responsabile e chiedevo di aumentare l'aliquota di IRPEF al massimo. Se l'avessimo aumentata nel 2013, a oggi avrebbe incassato 1,5 milioni, 2 milioni di euro di tributi che potevano pagare dentro di fuori bilancio per 6-8 anni più quanto può. Invece si è preferito da quell'amministrazione non aumentare l'IRPEF dello 0,3 e far accumulare 2 milioni di euro di debiti. Se questa è politica responsabile, io non penso che sia stata una scelta responsabile. E io dall'opposizione lo chiedevo. Ora, questo è il tema su cui dobbiamo riflettere. Come aumentare le difese immunitarie, le entrate proprie dell'ente comune di Roma. Io credo che gli uffici comunali, come stiamo messi, non ce la faremo. Anche perché poi c'è un elemento psicologico. Non ce la studiamo.
è un elemento psicologico di personaggio che lavora all'interno del territorio in cui vive e che per l'esercizio delle proprie funzioni spesso è in qualche modo condizionato dalla sua vita familiare, dalla sua vita personale, dalla sua, dai suoi rapporti, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, io credo che per apportare il principio di giustizia fiscale, credo che vada fatto un intervento radicale. L'intervento radicale, secondo me, si fa con il soggetto esterno. Ovviamente con tutta una serie di clausole, di garanzie, perché i soldi devono essere cassati dall'ente, la famiglia non deve mantenere in mano l'ente, ma ci vuole un aiuto, perché gli uffici si sono rivelati insufficienti a fare il lavoro che deve essere fatto. Chiedo scusa. Procediamo alla trattazione dell'ordine del giorno, numero 5, regolamento dare integrazione e modificazioni. Sintetizzo io brevemente quelle che sono le modifiche al regolamento della fronte che abbiamo già parlato, la modifica dell'articolo 25 che di dove era previsto una riduzione del 40% della durata dell'IVA per la distanza dal cassonetto di 1000 metri a partire dalla data di effettività del vigore del nuovo sistema raccolta porta a porta, si prevede anche il numero della maggiore tassa dovuta in quanto la riduzione di cui sopra non è costante. Inoltre all'articolo 33 si propone, con una presente proposta di delibera, qualora il contribuente si trovi nell'impossibilità di pagare quanto accertato, entro i 60 giorni dalla notifica si prevede un numero massimo di 6 rate trimestrali di importi fino a 100.000 euro e un numero massimo di 9 rate trimestrali di importi sopra 1.000 euro, quindi la possibilità di radicalizzazione degli importi dovuti. Queste sono le uniche due modifiche apportate al regolamento della TARI. Se non ci sono. No, io non volevo fare, ma non ho capito bene la realizzazione degli individuali bonus valenti. Sì, c'è una richiesta, una proposta di modifica all'articolo 33, o meglio, che qualora il contribuente si trova di possibilità di pagare quanto accettato in 60 giorni dalla notifica, può richiedere che tali somme vengano realizzate. Quindi sei dati. Ho capito. Gli importi, ovviamente, quali importi? Fino a 1.000 euro 6 rate, oltre 1.000 euro 9 rate massimo. Bimestrale. Sono 18 mesi, peraltro la proposta che anche. Avanti è questa qui. Scusa, hai previsto la posizione per quanto riguarda le situazioni di rimane che ci mette insomma abbastanza. Sì, certo, l'articolo 9. È previsto questo, ma per quanto riguarda i detentori o quantomeno quelli che facevano il compostaggio, il 5% è confermato. La riduzione del 5%. Ma perché adesso non viene data in dotazione per chi c'è il giardino e compostaggio? Il 5%. La compostiera può essere anche comprata autonomamente dal contribuente. Sì, ma non andava a accettare l'ufficio. Allora, questo è un lavoro che effettivamente sappiamo tutti quanti la riduzione è a domanda. È a domanda, esatto. Anche se io ho le denunce secondo il regolamento dei tributi, le denunce sono sempre da parte del contribuente, quindi è sempre il contribuente. È rimasto quindi, esatto. Perché non tutti ci hanno già dito. Va bene, allora direi di procedere alla votazione. Stefanelli? Sì. Signora sì. Vedete? Sì. Barricuni? Sì. No, favorevole. Marcaccio? Sì. Graziano? Tizio? Sì. Conte? Sì. Sparagna? Favorevole. Di Girolamo? Sì. Moni? Sì. Tarocca? Sì. Zaza? Sì. Esposito? Sì. Orlandi? Sì. Piccardelli? Sì. Il consiglio ha trovato l'unanimità, abbiamo invitato l'unanimità per alzare la mano. Thank you.